Buongiorno ragazzi, oggi parliamo della consecutio temporum e del periodo ipotetico per fare un riassunto di come si comportano i tempi delle subordinate in un periodo ipotattico. Ripartiamo dalle cose che già conosciamo molto bene, e cioè la consecutio temporum di una subordinata al congiuntivo retta da un verbo di tempo principale. Ricordiamo che si intende tempo principale un presente, un futuro o un perfetto logico, cioè che non ha valore di azione compiuta, ma ha un valore risultativo, cioè un altro presente della serie. Sono arrivato, vale come presente e non tanto come passato. Insomma, presente o futuro. Questo stiamo facendo riferimento al tempo, quindi possiamo avere un presente indicativo nella principale, ma anche un congiuntivo esortativo al presente. Possiamo avere anche nella principale, non so, un imperativo. Va bene lo stesso. Dunque, presente, nella principale abbiamo un'azione contemporanea, vedete, questo è il simbolino della contemporaneità. Nella subordinata, in contemporaneità col presente, avremo un presente. Se l'azione invece è già fatta, è anteriore, già successa, un perfetto. Se invece dobbiamo rendere la posteriorità, nella subordinata al congiuntivo dovremmo usare qualcosa, un giro di parole, perché il congiuntivo futuro non è disponibile, non esiste. E dunque facciamo questa azione posteriore usando la perifrastica passiva. Scusate, la perifrastica attiva e il verbo sim, dove il valore di azione posteriore, futura, me lo dà il participio futuro, turus, urus, ura, urum, e la forma del congiuntivo in presente la mettiamo nell'ausiliare. Che succede se abbiamo un tempo storico? Anche questo l'abbiamo già visto tante volte. Allora, abbiamo una. Scusate, qui c'è un errore, lo togliamo subito. Se il tempo è storico, cioè la principale è un imperfetto, un perfetto, un più che perfetto, o anche un infinito narrativo, che vi ricordo essere semplicemente un infinito che vale per imperfetto, cioè come se fosse un indicativo imperfetto. Si trova nelle narrazioni degli storici, per esempio in Cesare. Allora, se la principale ha un tempo storico, renderemo la contemporaneità nella subordinata col tempo imperfetto, l'anteriorità col più che perfetto, la posteriorità, cioè l'azione che dovrebbe ancora accadere, ancora una volta con la perifrastica attiva, dove il valore di imminenza, azione che deve ancora compiersi, sta per accadere, me la dà il participio attivo futuro. E la forma coniugata del verbo essere congiuntivo imperfetto mi dà appunto la concordanza del tempo storico. Quindi perifrastica attiva con il verbo essere al congiuntivo imperfetto. Andiamo avanti. Che succede se invece abbiamo una periodo con due gradi di subordinazione, cioè abbiamo ad esempio la principale, dico, poi un'infinitiva, che è bello, che dico che sono felice, per esempio, poiché tu sei qui, con una causale, magari quod più congiuntivo, perché è un congiuntivo obliquo, il congiuntivo del mio sentire, della mia felicità. Che succederebbe? Succede una cosa molto semplice, che se l'infinito è presente o futuro, si bypassa, nel senso che la consecutio, quindi il regolare i tempi del congiuntivo, la regola dei tempi, si rifà direttamente alla principale. Quindi, se abbiamo una subordinata di primo grado all'infinito, presente o futuro, non conta per la consecutio, non influisce sulla sua dipendente di secondo grado, che comunque regolerà il congiuntivo sulla base del tempo principale della reggente. Attenzione,
Attenzione, questo accade, cioè che la subordinata di secondo grado al congiuntivo si regoli sulla principale, anche nel caso che l'infinito subordinata di primo grado sia perfetto. È strano, perché di solito se questa la subordinata di secondo grado dipende da un tempo perfetto, dovrebbe regolarsi su questo qua. Invece no, si chiama regola di Roisch. Può succedere che la consecutio, cioè la regola con cui si regolano i tempi del congiuntivo della subordinata di secondo grado, ancora una volta bypassi, diciamo così, bypassi l'infinitiva e si regoli direttamente sui tempi della principale. Questa regola di Roisch si applica se la reggente della quindi la frase principale, la reggente di tutto, è di tempo presente, futuro, perfetto logico, cioè di tempo principale. Andiamo avanti. Devo fare un po' così, se no non riesco ad aprire le mappe, scusate. Ok. Bene. Se invece la frase che regge tutto, la principale, è di tempo storico, attenzione, cioè imperfetto, perfetto, più che perfetto, infinito narrativo, l'infinitiva, qualunque sia appunto, qualunque sia il tempo dell'infinitiva, di nuovo si bypassa. Stavolta ci regoleremo con i tempi storici, cioè la subordinata di secondo grado al congiuntivo userà l'imperfetto per azione contemporanea, il più che perfetto, quindi mettiamo le nostre concine, contemporanea, il più che perfetto, se dobbiamo indicare un'azione già compiuta rispetto al passato, quindi tra passato, tra passato. Trapassato, non ce la faccio a mettere qua l'icona, riprovo. E invece, niente da fare, non fa niente. E invece, metteremo il futuro per perifrastica attiva, stavolta con essam, se dobbiamo indicare un'azione posteriore. Insomma, togliamo queste iconcine che ci danno fastidio. Ecco, dicevo, insomma, ancora una volta, noi l'infinitiva la bypassiamo. Se è presente, la bypassiamo perché la regola generale è che con l'infinito presente non si conta. Se è futuro, bypassiamo l'oggettiva, l'infinitiva, perché anche se è futuro ci dobbiamo regolare sulla principale. Se è perfetto, comunque mi rinforza la dipendenza da tempi storici, quindi o che mi basi sull'infinito perfetto o che mi basi sulla reggente di tempo storico, io avrò le stesse possibilità, le stesse tre opzioni dei tempi storici, cioè l'imperfetto, il più che perfetto, o la perifrastica attiva con essam per indicare un'azione che deve compiersi, e vi ricordo che ancora una volta, non avendo il futuro congiuntivo, io faccio una sorta di perifrasi usando il participio futuro per dare l'idea di un'azione che deve compiersi, che è imminente, e poi l'ausiliare lo regolo secondo la consecutio temporum. In questo caso, quindi, invece del congiuntivo presente, avrò il congiuntivo imperfetto.